Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog, o meglio, vlogmas, perché questo è il mese di Natale. Mi sono svegliata da pochissimo, in realtà c'è questa luce un po' così. Ieri sono andata a dormire alle 2 qualcosa e mi sono svegliata alle 8, quindi sto leggermente trambata, come dire, però visto che ho un sacco di cose da fare, ho detto mi alzo e dai, si fa, tanto basta carburare e poi si va. Allora, per colazione mi mangio i Weetabix, quelli che vi ho fatto vedere, ho preso a Londra, che mi piacciono da morire, cioè letteralmente da morire, però quando li butto nel latte e li mangio subito, cioè non devono stare tipo troppo lì. Poi li bevo con il mio latte preferito della, non mi ricordo quale supermercato si trova, ma questo qua, senza lattosio, è divino, cioè ha un gusto pazzesco. Ah, vedo che mia madre ha già scongelato la lasagna per pranzo. Bene! Più che altro adesso mi metto a finire di editare questa foto, che in realtà già mi piace così, vedete? È molto carina. Devo sistemare le luci, eccetera, eccetera. Alcuni dettagli. Così la pubblico oggi. E poi, ragazzi, oggi dovrei passare assolutamente al centro commerciale perché mi sono finite delle cose di vitale importanza che si usano in bagno, shampoo e cose del genere. Quindi devo assolutamente passare e prendermi tutto. Devo fare un reso di Zara, solo che ho paura di andare al centro commerciale di sabato, diciamo non troppo vicino al Natale, ma comunque la gente ci andrà, penso. Quindi non lo so, pregate per me che io riesca a in questa impresa. Qui vi faccio vedere i mini Weetabix, come sono fatti, vedete? Piccini piccini, con le gocce di cioccolato. Io prima o poi questa macchinetta la frullerò da qualche parte, che non mette mai a fuoco. Bene. Quando paghi un fottio di macchinetta e poi niente. Quindi li butto così e li mangio tipo subito. Ok, foto modificata. Mi chiedete spesso cosa utilizzo per le foto. In realtà io vario molto, ma quasi sempre parto da Retouch e poi vado su Facetune. Retouch sarebbe questa qui per togliere proprio i piccoli difettini. E poi appunto su Facetune, vedete, vi faccio vedere, questo è il prima, questo è il dopo. Più che altro aggiungo luminosità, sistemo un po' i toni, non stravolgo nulla, insomma. E poi ultimamente su Instagram, anzi, anche a me piacciono di più le foto dove si vede la grana della pelle. Quindi non fare leviga, ma lasciarla così, magari togliere proprio le imperfezioncine, tipo guardate questa zona qui, fateci caso, che non so se si vede che c'era una bollicina, l'ho tolta. Adesso la si salva sul rullino e si passa su Viscocam, dove vedete praticamente metto tutti i filtri delle mie foto Instagram. Il problema qui ogni volta è trovare il filtro giusto. Cioè io inizio dalle impostazioni queste qua, quindi luminosità, messa a fuoco, saturazione. Tipo ad esempio vi faccio vedere come cambia questa foto con la saturazione, guardate, vedete qui l'alzate e qui si spegne, qui alzate i colori, questo è il prima, questo è il dopo e continua. Come una sciocca mi sono scordata la memoria della macchinetta a casa, quindi vi ho filmato questo pezzo col telefono. Comunque ho fatto il reso da Zara. Sono andata a fare un po' di spesina e adesso torno a casa che devo assolutamente editare il video. Già mi sono rimpigiamata, c'è Wendy che sta dormendo sulle mie gambe, ma forse non ha capito che è ora di alzarsi perché mammina, mammina, si deve alzare, Wendy! Oh, ma che piccola! Comunque i cani sono come figli, raga, cioè, guardatela, può stare così. Quanto è buona, mamma mia, mo casca. Fa vedere che la faccio tutta spiaccicata dal sonno. È il momento di andare. Allora, io non ho mai amato una persona come amo il mio cane. Poi lei, insomma, a volte ti calcola, a volte no. Ma va bene così. Va bene così. È meglio di un uomo. Detto ciò, adesso devo cercare mio padre perché ci siamo solo io e lui. Mia madre e mia sorella stanno al centro commerciale, non ho capito dove. Che cosa sta facendo esattamente? Ma hai portato già tutte le cose giù? Non ho capito. Stai montando l'albero? Aspetta voi. Ma
Ma stai scherzando? Ma si fa domani? No, io lo so perché per domani è la partita. No, stasera è la partita. C'è sempre qualche partita. Ma l'avete visto le mie ciabattine col Grinch? Ma adesso si deve mangiare. Questa prospettiva non è proprio piacevole. Dobbiamo mangiare adesso. Mi ha detto mamma che lo possiamo mangiare visto che loro non ci sono. Lasagna! È ancora calda. Ma perché non vengono a fare a pranzo? Sì, ma fanno tardi. Perché sono quasi le due, insomma. Sì, devo solo riscaldarla e ho capito anche come funziona il frigo. Il forno. Ops. No, credo che di averlo capito. Così funziona? Non sento rumori. Non fa rumore solo il forno. Ah, scalda solo? Ok. È caldo già da prima, tanto. Allora, mentre si scalda la lasagna faccio... Che è? Questa casa non c'è un attimo di pace. Uno. Ma che c'ha sto cane? Ok, sostanzialmente mio padre aveva starnutito. Questo è ciò che succede, Gwen ancora abbaia. Comunque, ho comprato su Amazon un calendario, se riesco ad aprirlo, dove segnare le cose da fare, perché io sono ossessionata dalle liste. Se voi apriste le mie note sul telefono, sono piena di liste. I lavori da fare, le stories da pubblicare con relative date, pagamenti, eccetera. Cioè, sono maniaca, però meglio così, almeno sono organizzata. E quindi ho detto, figa, l'ho visto su Amazon e l'ho preso. Il bello è che dovrebbe avere tipo le colonnine per ogni membro della famiglia. Eccolo qui, organizza famiglia 2020, che in realtà parte da agosto 2019, ma dettagli. Questo qui è del marchio Box Clever Press. Allora, guardate che carino intanto la prima pagina con scritto compleanni, che io, avendo un problema con la mia memoria, me li scordo sempre, quindi favolosa. Poi questo è agosto, vabbè, lo saltiamo agosto. Anche ottobre, novembre. Novembre, che mese siamo? Oh, dicembre. Così per dire. Quindi tu lo lasci a dicembre. Questi prima li stacchi. Eccolo qua, dicembre. Qui scrivi Ilaria, Giorgia, Emanuela, Andrea e Gwenda, perché anche Gwenda è importante. E poi scrivi le cose da fare. Natale è Natale per tutti, giusto? Sì, ma c'è già scritto. Tipo, cosa da fare io nei prossimi giorni? Allora, tipo io il 18 devo andare a fare le nails, quindi scriverò nails stellina. Il 19 devo andare a Milano, quindi Milano, Santo Stefano, ok, da Giulia. Poi così, cose da fare, questo lo si appende ed è favola. Pranzo, scusa, 24% più un ulteriore 22%. La prima volta che ci sono di sabato a pranzo e che riesco a guardarmi amici, che quest'anno mi hanno detto che è noioso, come X Factor, cioè stanno tutti diventando noiosi. Ma perché fondamentalmente è difficile trovare qualcuno di bravo e di particolare ad oggi, capite? Un Elodie, un Emma Marrone, un Alessandra Amoroso, ma quando la ritirano fuori? Io sono innamorata di quel ragazzo che assomiglia alla versione maschile di Elsa, praticamente, che è biondo platino. Però l'ho visto una volta sul profilo di Amici, niente più, mai sentito parlare, cantare, quindi... Vediamo un po', sono curiosa, anche se non ho tempo perché devo finire di editare il vlog. Ora cominciamo. Sto tornando su in camera col mio codino Lindlin perché mi sta proprio annoiando, ragazzi. Cioè, preferisco editare il video. Così ragazzi, mentre monto la copertina del nuovo vlog, succede questo. Tra l'altro dovrei iniziare a fare, infatti mi sa che dopo lo faccio, a separare la busta delle cose da regalare, di make-up si intende sempre, e le cose che magari sono aperte o swatchate
Quindi dividere proprio quelle chiuse, chiuse, chiuse da quelle aperte. Almeno quelle aperte le posso regalare a amici, parenti. Quelle chiuse magari metterle da parte per qualcosina, adesso vedo. È una cosa che adoro fare perché poi mi si libera un sacco di spazio, che poi tanto si riempirà la settimana dopo. Però almeno mi sento soddisfatta. Cioè è proprio vero che quando metti a posto l'esterno, si mette a posto anche l'interno. Avete capito? Spero di sì. Cioè, vedete quando vi dico che Gwenda ha la gravidanza isterica? Cioè, mi sta grattando sulle gambe con quella sua piccola manina, eccola. Beh, almeno mi togliessi un po' di cellulite, non lo so. Poi guardate l'impegno. Cioè, sapete quanti calzoni mi ha buttato? Calzoni, pantaloni. Wendy, poi lo fa tipo da sonnambula. Sono riuscita a caricare il vlogmas, quindi adesso noi sbologneremo il cane che continua imperterrita a grattarmi. Oh, niente, mostra a tutti quanta ciccia ho sulla gamba. Vai, così, dovresti farmi la schiavetta, la massaggiatrice. Poi mi fa ridere perché si impegna proprio. Vabbè, adesso Wendy. Via, è ora di svegliarci. Fuori è buio. Ma è buio sul serio. Sono le 5:10. Mia madre e mia sorella sono andate al cinema a vedere un film. Sinceramente non mi interessava. Me la voglio prendere un po' così relaxed. Dovevo anche fare un post in teoria, ma mi sa che lo faccio direttamente o domani o dopodomani. Adesso vado giù a fare una merendina velocissima. Mi porto il computer così mi guardo una serie nel mentre. La questione trucchi da sistemare la faccio dopo. E poi stasera, ragazzi. Sushi, vado ad un sushi che non ho mai provato, ma mia madre e mia sorella dicono che è molto buono. Sul fattore cibo mi fido abbastanza di loro, quindi direi che poi lo andiamo a provare. Sono più o meno 2 minuti che sto ferma sulle scale con i miei calzini da Grinch, che è un tutto dire, a fissare l'albero. Io mi chiedo perché mio padre ha montato l'albero da solo. Io ve lo ripeto, cioè in questa famiglia sono tutti pazzi. Io percepisco il ribrezzo per il Natale quest'anno. Cioè, avete presente questa espressione? Ecco, mi rappresenta. Spero di non dare nessun spoiler a nessuno, ma praticamente sono stata a Londra e mi sono scaricata su Netflix gli episodi della quinta stagione di Vikings che non avevo ancora visto. E adesso sto iniziando il primo della sesta stagione, in streaming per forza perché non l'hanno messo da nessun'altra parte. Alla parte, vabbè, che io sono innamorata di Bjorn, ma dettagli, ma già da quando facevo Hunger Games, quindi ciao nel cuore. Io mi sono chiesta sempre, ma che fine ha fatto Rollo? Cioè, non me la ricordo io la fine che ha fatto. Dove l'hanno lasciato? Perché adesso dico una cosa spoiler, quindi passate avanti di qualche secondo se non volete sentire. Io mi ricordo che stava lì in Francia con quella, a fare tipo il re, tra virgolette. Però poi che fine ha fatto? Cioè l'hanno più nominato? No. Mi piaceva Rollo, ragazzi, mi piaceva. Cioè, Ragnar è il mio cuore. Quando ha da schiattà, stavo male. Perché di solito nelle serie TV non fanno quasi mai schiattare il protagonista. Quindi sono rimasta un po' così. Però vabbè. Comunque, detto ciò. Adesso vediamo questa sesta stagione, la quinta. Gna, mi è piaciuta a tratti, vi dirò. Altro pezzo spoiler, quindi se non volete vederlo, non lo vedete. Anche Ivar, ragazzi, cioè, è tanta roba. Voi non lo vedete conciato così male, ma tanta, tanta roba. Appunto, nella quinta stagione con quelle treccine stava da Dio. Comunque, io mi sono scordata di aprire ieri la casellina del calendario. Niente, guarda, si deve sempre mettere in mezzo. Logicamente ho già visto che cos'è. Questo qui dovrebbe essere un gloss volumizzante. Eccolo qui, Filler Instinct. E in quello di oggi, che è il 7, eccolo qui. Che poi sembra un 1, ragazzi, ma è un 7 o un 1? Boh, vabbè, comunque ho visto che anche gli altri avevano questo. Un ombrettino singolo, tra l'altro swatchato, è stupendo, io adesso non ho il tempo. Però si chiama J'adore. Siamo ad ordinare. Eccoci qua, Manuela. Giorgia, no, ti riprendo, tranquilla. Vai, toccalo. Intanto confermo questo, allora. Ok. Carini sono questi. Azzurri. Involtini di gamberi. Aggiungete il sashimi, si aggiungono dei nigiri. I gunkan. Questi. Salmone. Poi questi me li devo leggere un po', perché non li capisco, se no. È arrivato il mio primo ordine! Allora, se è buono vi dico come si chiama, altrimenti non ve lo dico, ok? E un altro ordine è andato.
Tocca a te adesso. E arriva anche questo. Giorgio ha preso salmone. Ma voi fate così di solito? Prendete un po' di wasabi e lo spezzettate nella salsa. Come si chiama quello lì che fa i video dove mangia il sushi? Tommaso. No, non Tommaso, in Giappone ce n'è un altro. Quello lì che faceva tutti i versi strani. Eccolo. Sto per addentarlo. Salmone, avocado e tartar spicy. Nuvoletti. Accarezzo il salmone. Abbiamo ripreso questi. Sono la cosa più buona da quando li ho scoperti. Fai così, lo spremi e poi lo mangi. Ma sono legumi? Cioè. Fatti vedere una cosa. Ecco Giorgio. Guarda. Qua. Eccoci qua. Ragazzi, sono ossessionata dai gatti senza pelo. Ci ho trovato questa pagina. Rosy Kitty. Guardate questo gatto che occhi ha. Cioè, è vero, è proprio lui. Scusate, guardate questo. No, vabbè, sto male. Ragazzi, voto finale di questo posto, che come vedete non è proprio economicissimo. C'è mia madre che sta lì pagando. Giorgio, tu sei nei reflessi? No. Eccoci. Considerazione 1 e poi passiamo a genitore 2. Io sono Giorgio. Considerazione 1, non mi fiderò mai più di quello che mi dicono sul cibo questi due, perché era un po' sottotono, o almeno era oggi un po' sottotono. 6 su 10, cioè preferirei tornare a quello mio solito, che PS è Oishi, non mi ricordo mai. Oishi via del gazzometro 40, credo. Via del gazzometro sicuro, il numero civico, bah. Se mi offrissero un pranzetto non sarebbe male. Adesso che hanno anche Sonia, il robottino là, si chiama Sonia. C'hanno il robottino, raga, una figata, ci voglio troppo andare. Per oggi, ragazzi, chiudiamo il vlog qui, perché tanto sicuramente non è che farò qualcosa di eccitante a casa. Così domani mattina lo edito e poi noi ci vediamo direttamente domani. Ciao. Saluta.